Santa Messa in diretta dalla chiesa della Sacra Famiglia di Nazareth invigevano. Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, benvenuti, benvenute e soprattutto diamo anche caloroso benvenuti a chi ci segue da casa. Oggi abbiamo questa possibilità di essere in collegamento grazie alla TV Milano Pavia TV con tanti fratelli e sorelle, soprattutto credo anche ammalati. Quindi la nostra preghiera oggi è rafforzata anche dalle loro preghiere. Trasmettiamo questa Eucaristia dalla chiesa dove vive una comunità di frati cappuccini, 7, e siamo qui per celebrare insieme la nostra Pasqua settimanale. Quindi vogliamo celebrare Gesù vivo, presente in mezzo a noi, in questa settimana anche di unità, di preghiera per i cristiani, e oggi ricordiamo anche che è la domenica della parola. Papa Francesco ha voluto che la terza domenica del tempo ordinario fosse dedicata a un'attenzione particolare all'importanza della parola, del Vangelo, di Gesù. E allora come primo gesto, con umiltà, chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio che può tutto, ha avuto misericordia di noi, ha perdonato tutti i nostri peccati e ci sta conducendo alla vita eterna. Amen. Diamo lode al Signore, pregando insieme, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nel Tuo Figlio, venuto in mezzo a noi, hai dato compimento alle promesse dell'antica alleanza, donaci la grazia di una continua conversione, per accogliere, in un mondo che passa, il Vangelo della vita che non tramonta. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Giona. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giorni di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e benedirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Insegnami i Tuoi sentieri. Guidami nella Tua fedeltà e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Dalla prima lettura di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non l'avessero. Quelli che piangono, come se non piangessero. Quelli che gioiscono, come se non gioissero. Quelli che comprano, come se non possedessero. Quelli che hanno i beni del mondo, come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Lettura dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Ecco, devo ringraziare Rebecca, Simone e Virginia perché sono i nostri chierichetti, tre dei tanti chierichetti che vedete anche qui sull'altare, perché oggi che è la giornata della parola, sono stati bravi a proclamare la parola e credo che sia molto bello vedere che non solo le persone adulte, ma anche i piccoli possano leggere, possono proclamare la parola. Quella parola che è balsamo, medicina per le nostre sofferenze, ma anche profumo che rischiara ancora di più il senso della vita e della gioia vera. E noi oggi siamo qui, dicevamo, per celebrare insieme questa Eucaristia, per ringraziare il Signore. E credo che la parola di oggi ci ricorda una verità importante che abbiamo celebrato in modo particolare nel tempo del Natale, ma anche oggi all'inizio di questo Vangelo di Marco è sottolineata molto fortemente. Dio si è fatto vicino, come vedo la mamma, dico il suo piccolo, la sua piccola, Lei tiene in mano una bella bambola, ma ha le mani strette della mamma. Così Dio si è fatto vicino a tutti noi. E Marco ci ricorda oggi, l'Evangelista, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Quindi, fin dall'inizio delle prime parole del Vangelo di Marco, ecco, lui vuole chiarirci questa cosa molto importante. Se la mette all'inizio del Vangelo è proprio perché è prioritaria per Marco e deve diventare prioritaria per la nostra vita. Gesù quindi non propone una nuova religione, ma annuncia un evento. Il regno di Dio si è fatto vicino, Dio si è fatto bambino, Dio è con noi, è a portata di mano. Questo è il Vangelo, la buona notizia di un Dio, diremmo usando un'immagine di oggi, che si butta nella mischia, che si fa prossimo, che accorcia le distanze. Quindi Dio è vicino, è carne della nostra carne, è vita che palpita nel cuore dell'umanità e fa fiorire la vita, la fa bella, ma soprattutto fa la vita libera e dà a ciascuno di noi ali per volare. Quindi questa, ancora oggi, è la conversione più urgente. Riconoscere che Dio è
in mezzo a noi, è dentro di noi. Anche l'Eucarestia che stiamo celebrando tutti insieme è proprio questo, accogliere la vita di Dio dentro di noi. Nel Vangelo di oggi a me hanno colpito in modo particolare tre verbi di questo Gesù, del nostro Gesù. Ecco, Marco ci dice innanzitutto che Gesù passa, Gesù vede e Gesù chiama. Brevemente, Gesù passa. Nei Vangeli, ecco, Gesù spesse volte non si ferma. Alle volte Gesù chiama mentre passa. Chissà quante volte anche nella nostra vita Gesù è passato vicino a noi. Forse non ce ne siamo accorti o abbiamo preferito non vederlo. E allora, ecco, anche a noi oggi ci viene detto, sta attento, sta attenta, perché Gesù passa e non potrebbe più passare. Gesù vede. Oggi si stima che sulla Terra ci siano 8 miliardi di persone, di abitanti, ma Gesù vede tutti, uno per uno. Ci vede così come siamo, con le nostre miserie, il nostro egoismo, ma soprattutto Gesù vede, guarda, ci guarda con le nostre aspirazioni di essere migliori, con il desiderio più profondo che abbiamo di spendere bene la nostra vita. Gesù passa, Gesù vede, ma Gesù prende l'iniziativa e chiama. Gesù dà un ordine, direi proprio secco e deciso, a Simone, a Andrea e a Giacomo, a Giovanni, l'abbiamo sentito nel Vangelo. Gesù dice, venite dietro a me. Ecco, Gesù li ritiene pronti ad andare con lui. Semplicemente li invita a seguirlo, a camminare con lui, a condividere la sua vita, a stare, ad abitare con lui. Ed essi non rimandarono, lasciarono tutto, quindi Marco ci ricorda, gli affetti, quindi il padre, quindi gli affetti più cari, lasciano la barca, i garzoni, quindi i servi, quella che è la sicurezza economica, per seguire Gesù, che faceva una strana proposta, diventare pescatori di uomini. Quindi, contrariamente a quanto normalmente accadeva in quel tempo, è Gesù che sceglie i suoi primi discepoli. Non sono le persone che vanno a cercare il Maestro, ma Gesù passa, li vede e li chiama. Il Maestro, Gesù, non sta seduto in un'aula, in casa, aspettando che qualcuno si faccia vivo. Lui stesso va in cerca dei suoi discepoli e li chiama mentre cammina per inviarli a condividere il suo stesso cammino. Quindi è il cammino del regno di Dio, è il cammino di un regno che non ha un re ma un padre, che non ha sudditi ma fratelli, un regno che si fonda sul comandamento dell'amore. Questa è la buona notizia del Vangelo. Dio si è fatto vicino, ci raggiunge sulle rive della nostra quotidianità e Gesù ci invita a un cammino di fraternità. I primi discepoli, senza pensarci troppo, abbandonano la barca e le reti per seguire Gesù. Quali sono le barche, le reti che ognuno di noi deve abbandonare per poter seguire Gesù? Oggi, adesso, quel subito che nel Vangelo
è stato ripetuto più volte, nella tua quotidianità, cosa devi perdere per trovare il cammino del regno? Che lo Spirito del Signore, continuando a pregare, ci illumini. Ci alziamo in piedi. Fratelli e sorelle, come nel giorno del nostro battesimo i nostri genitori, i padrini, madrine, i sacerdoti che ci hanno amministrato il battesimo hanno professato la nostra fede, oggi anche noi, Pasqua settimanale, vogliamo rinnovare la nostra fede dicendo per tre volte rinuncio e per tre volte credo. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna? Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato, ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna. Amen. Ieri proprio, potete sedervi, proprio ieri sera in questa chiesa abbiamo celebrato, dicevamo stiamo vivendo in modo particolare in questa settimana, la preghiera, una settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. In questa chiesa, con la presenza del nostro Vescovo e di altri responsabili di confessioni religiose cristiane, abbiamo vissuto un momento di preghiera. E vogliamo anche questa mattina sentirci in comunione con tutta la Chiesa, pregando insieme. Ad ogni invocazione che ascolteremo, diremo: Padre, colmaci del tuo amore. Padre, colmaci del tuo amore. Desideriamo con tutto il cuore dimorare nell'amore di Dio e ricevere la grazia di amare il nostro prossimo come noi stessi. Dio di amore sconfinato, ti preghiamo. Possano tutti gli uomini conoscere la tua infinita misericordia e credere nella tua volontà di colmarci di amore infinito. Preghiamo. Padre, colmaci del tuo amore. Uniamo le nostre preghiere a quella di Gesù, che ha pregato per l'unità di tutti coloro che credono in Lui. Dio di comunione, ti preghiamo, rendici capaci di lavorare insieme per la tua gloria, per proclamare a tutti il Vangelo della salvezza. Preghiamo. Padre, colmaci del tuo amore. Il nostro cuore è ferito a causa del disorientamento e della divisione che regnano nel mondo. Dio di riconciliazione, noi dispersi come pecore senza pastore, ti preghiamo. Riunisci in un unico gregge, ravvivaci con il tuo spirito e inviaci ancora a due per essere luce del mondo e sale della terra. Preghiamo. Padre, colmaci del tuo amore. Il nostro mondo è segnato dal terrore e dalla violenza. Milioni di persone sono costrette a lasciare le loro case in cerca di rifugio e sicurezza.
Dio di accoglienza, ti preghiamo, donaci la grazia e il coraggio di abbracciare lo straniero, di curare le sue ferite e di essere solidali con lui. Rafforza la nostra volontà di essere accoglienti e compassionevoli e di agire sempre verso le nostre sorelle e i nostri fratelli come tu fai con noi. Preghiamo. Padre, colmaci del tuo amore. Siamo consapevoli che spesso, per la nostra debolezza e la nostra paura, passiamo dall'altra parte della strada, allontanandoci da chi ha bisogno del nostro aiuto. Dio di misericordia, ti preghiamo, malgrado la nostra mancanza di carità, apri il nostro cuore perché sappia sperimentare l'ampiezza, l'altezza e la profondità del tuo amore, affinché possiamo amarti di più e amare il prossimo come noi stessi. Padre, Padre, colmaci del tuo amore. O Padre, ti presentiamo queste preghiere insieme alla nostra vita, perché offerti sull'altare diventino un sacrificio gradito a te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre misericordioso, accogli i nostri doni e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Ecco qual è il motivo della nostra vera gioia. È veramente giusto benedirti e ringraziarti sempre, o Padre, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno, Pasqua settimanale, ci hai convocato nella tua casa. Oggi noi, tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, facciamo memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua lode.
Padre veramente santo sei tu e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. È il Signore Gesù che si offre per noi. Insieme? È il Signore Gesù che si offre per noi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È il Signore Gesù che si offre per noi. È il Signore Gesù che si offre per noi. Il Signore Gesù, che anche oggi, questa mattina, si offre per noi, è il mistero della nostra fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui radunata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio, i sacerdoti, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche di Luigina, di Rita e di tutti i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza di incontrarti nel tuo abbraccio e di vedere il tuo volto. E di tutti noi abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme alla Beatissima Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, tuo sposo, con i santi di cui portiamo i nomi, gli apostoli, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Nel Vangelo abbiamo ascoltato che Gesù passa, vede e chiama. Io stamattina voglio chiamare tutti i bambini, le bambine a venire sull'altare. Venite, venite. Venite, venite, anche, facciamo spazio anche a loro, venite senza paura, coraggio. Anche perché loro già ieri hanno partecipato, molti di loro già a una messa, venite un po' a destra, un po' a sinistra. Ecco, venite, eccoci. Lasciamo che siano loro, i più piccoli, ad iniziare e a recitare la prima parte del Padre Nostro, Poi tutti insieme pregheremo la seconda parte. Avete capito? Padre, forte, alziamo. Allora, alzando le braccia al cielo, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre, forte. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome.
tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. State quieti. E continuiamo a pregare anche per la pace nei nostri cuori, nelle nostre relazioni, nelle nostre famiglie e nel mondo intero, dove abitano questi 8 miliardi di uomini e donne e soprattutto anche bambini. Diciamo insieme: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco, questa pace si irradi non solo nella nostra Chiesa, ma raggiunga anche tutti i nostri ascoltatori, chi si sta unendo in questo momento a pregare con noi. Scambiamoci un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi, invitati al banchetto dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
quello che farete al più piccolo tra voi, credete che l'avete fatto a lui. Vi ringrazio, mio Signore, non ho più paura. Ecco, ho chiesto a Rebecca di andare in sacrestia a prendere questo sussidio, credo che oramai è abbastanza conosciuto, famoso. Vi dico che noi frati ne abbiamo messo in fondo alla chiesa in questo mese 1000 copie e sono andate tutte. Noi siamo felicissimi perché questo è il Vangelo, questo è Gesù, quindi sapere che 1000 di questi librettini, e ci sono gli ultimi in fondo alla chiesa, hanno raggiunto 1000 case e soprattutto 1000 luoghi dove vivono le persone, siamo certi che porteranno frutto. Per noi questo è il modo concreto per celebrare la giornata della parola. Poi, oltre a questo, chiaramente si può usare la Bibbia. Prima di ricevere la benedizione, credo anche i nostri telespettatori hanno visto che è una messa un po' vivace. Questo grazie ai nostri piccoli, che anche ieri hanno partecipato alla messa e sono qui anche oggi, grazie a chiunque, anche gli anziani, ma soprattutto credo che un merito grosso va anche, ed è qui, al nostro padre John. Dov'è che è? Vieni, perché lui, io sono qui da pochi mesi, però mi ha colpito molto, perché lui ha una debolezza, in modo particolare per i piccoli, è vero, no? Vi vuole bene, parla col cuore, parla ai piccoli, ma vi assicuro anche a molti anziani e anziane. Lasciamo a lui una breve parola, poi ci riceveremo la benedizione e concluderemo con un canto, non sarà l'anaconda, ma qualcosa di simile. Vai. Cosa devo dire? Sono stato molto contento della messa di ieri. Qui era pieno di bambini ed è stato molto bello. E ringrazio il Beppe proprio perché l'ha saputo condurre bene e vi dico che sta superando il maestro che sono io per i bambini. Comunque bambini, vi voglio tanto, tanto e tanto bene. Ciao. Allora,
sia ben chiaro, non parte e rimane qui in convento. John è uno dei 7 frati e della comunità, ma noi siamo felicissimi che oltre a noi frati sentiamo che la nostra fraternità si estende a tutti. È vero, ci sono un po' di cambiamenti, ma la vita ci invita a cambiare un po'. Ma se un cambiamento ci aiuta a avere ali per volare, ben venga anche il cambiamento, eh? Ci alziamo in piedi e riceviamo la benedizione del Signore. Intanto anche i ragazzi possono salire o venire qui davanti per il canto finale. Preghiamo, o Dio che in questi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue di Gesù, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Che questa benedizione raggiunga ognuno di noi, soprattutto i nostri ammalati, tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di una particolare benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente nell'amore, Lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia di aver incontrato Cristo è la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E concludiamo con il canto. A tutti. Grazie. Bravi.